dimostrazione credo più forte, perché la squadra aveva qualche assenza, mancava Bacomu, la prima partita senza Bacomu davanti, ha fatto gol in preso, però gol lasagna. Questo significa che chi gioca la squadra, diciamo che secondo me la squadra gioca bene al calcio. È un calcio spettacolo questo, arriva, cioè, non si può non sottolineare, ti devo spiegare di una volta. Secondo me non si può non sottolineare che vinciamo le partite giocando un grande calcio, abbiamo tante palle gol, è il gioco che è la forza di questa squadra, perché chi c'è l'interprete, poi cambia l'interprete, ma comunque non cambiano i connotati, quindi questo significa che abbiamo acquisito anche una certa mentalità, una certa struttura tattica che ci permette di comunque elevare sempre la prestazione. Come mai è tornato 4-3-3? È stata l'assenza di Bacomu anche? Ci avrei giocato anche con Bacomu 4-3. Come mai? Vabbè, io non è che posso raccontare, cioè... ci provo, poi... Io ho sempre lavorato da quando sono venuto su due moduli, 4-3-3 e 4-2-3-1, che poi diventa 4-4-1-1 con Pasciuti, con il trequartista. E per questa partita qui ho scelto di giocare 2-3 in mezzo, 4-3-3, i tre davanti. Così insomma, ecco, perché comunque ritenevo che questa partita andasse a giocare in questa maniera. Cosa ha avuto Concas? Sa cosa ha avuto Concas, ovviamente, affaticamento? Bacomu. Bacomu aveva un affaticamento prima, diciamo che era un po' congestionato, pensavamo che con il riscaldamento questo, diciamo, problema si fosse sciolto, invece in realtà si accentuava e allora ho preferito cambiarlo. Ho messo in inglese, ha fatto due gol lui, poi si era anche Resani, quindi meglio così non poteva andare. Forse mi sta l'unica pecca, se si può trovare una pecca proprio un 5-2 con Cittadella, è l'inizio di gara forse. Mi è sembrato di... Guarda, aspetta, noi non è che siamo il Bayern Monaco adesso, perché quello mi dice 5 minuti, quando sei, qui stiamo diventando, cioè, noi siamo una squadra che non è l'avversario che non gli può concedere 5 minuti o 10 o non può farti da mai, cioè, noi dobbiamo sottolineare l'aspetto positivo, che giochiamo un calcio spettacolare, andiamo a 200 all'ora secondo me, facciamo dei gol, ne creiamo tante palle gol, andiamo a chiudere l'azione con tutti i giocatori, perché il gol di Gaiolo eravamo tutti al limite dell'area di rigore, quello di Romagnoli, l'azione era rifinita, Letizia ha fatto gol di Romagnoli, cioè è un calcio totale questo, no? Quindi questo va sottolineato. Poi è normale che quando giochi così congeli anche l'avversario, perché non è che possiamo stare 90 minuti sempre sotto porta avversaria, però è il bello di questa squadra che anche se prende gol non è che si... ne fa un dramma, perché comunque ha nel suo DNA il concetto, lo può sempre rifare. Mister, scusi, quando è arrivato in estate pensava che ci fossero i presupposti per creare quello che è riuscito a creare adesso? No, sinceramente no, l'ho detto, lo ripeto, ecco perché io dico che sono questa squadra ormai non mi sorprende più, ma fino a 2-3 settimane fa mi aveva sorpreso, l'ho detto chiaramente, che a me non mi piace, come si dice, io dico quello che vedo, che penso, adesso mi rendo conto che siamo su dei livelli alti a livello di rendimento e di prestazione, quindi diciamo si ingolosisce la cosa. Può cambiare l'obiettivo rispetto a quello di partenza? Adesso continuiamo così, tanto non è l'obiettivo, tanto l'obiettivo sembra la prossima partita, che cerchi sempre di vincerla, poi dopo le somme tireremo più là. Ecco, te l'ho detto prima, la cosa più bella è che oggi chi gioca oggi in questa squadra, chi entra comunque gioca bene, e questo vuol dire che si è creata una struttura tecnico-tattica, una mentalità di gioco che è sovrana rispetto ai singoli, la cosa che più conta secondo me. Da un punto di vista tecnico la ritiene quella di oggi la miglior gara del campionato per ora? Ma ne abbiamo, no, io sono contento, allora, no, da un punto di vista tecnico la costanza del rendimento elevato, mi spiego, cioè da diverso tempo secondo me da Pavellino
con Latina, con Pescara, con Ternana, con Vicenza, Bologna, secondo me abbiamo sempre alzato il rendimento, l'abbiamo mantenuto un livello superiore rispetto a prima. Questo io guardo, non so se mi spiego. Poi c'è questa partita, anche il primo tempo della Ternana, fantastico. O lo stesso, cioè essere senza andare indietro dopo a Pescara, hanno fatto una cosa grossa. Cioè, non è che... Quindi, meno male, le partite belle abbiamo giocato tanto. Cioè, noi non è che le vinciamo le partite, le dominiamo, non so se mi spiego. E questo è quello che mi rende contento e mi fa capire che la squadra è cresciuta. Posso l'ultima sull'inglese, sì, che può essere un giocatore molto importante, credo, sì, per questa squadra. Oggi si è visto un giocatore diverso da quello che abbiamo visto in altre occasioni, quando ha inserito con un impatto diverso sulla partita. Credo che ci sia tanto lavoro dietro anche durante la settimana. Assolutamente, intanto lui ce ne va a dire 4-3, parliamoci chiaro. Descrivici un po' cosa provi dopo questo, il tuo primo gol. Provo una grande emozione perché è un sogno che si realizza per me. Tutto qua, cioè, è un sogno. Finalmente è contentato, tifosi che lo aspettavano, anche stasera ti ha visitato, riesci anche a loro, ci hanno detto che ti hanno un po' aiutato. Sì, esatto, lo dico anche a loro perché sicuramente mi danno una grande mano tutte le partite, quando entro mi incitano sempre, lo dico anche a loro. Stasera senza il Bacou poteva essere una serata difficile per l'attacco dei capi, invece è un po' la serata. Esatto, anche se Roberto ha giocato al primo minuto, ha fatto una grande partita, segnando anche due bei gol. Il primo attento sotto porta, il secondo una grande azione fatta, costruita da noi e conclusa bene da lui. Il mio merito, grande merito di Concas, perché ha fatto un gran assist. Allora, nonostante fosse il quinto gol a parità chiusa, tutta la squadra è venuta ad abbracciarti, si vede che sono cercati solo il tempo un po' tutti. Sì, esatto, settimana, comunque era parecchie settimane che continuavano a dirmi quando è che arriva, finalmente è arrivato. Si è visto da fuori. È la prima titolare, come guarda, quando si sa. L'importante è continuare a far bene come squadra, comunque è sicuramente importante. Prego, ragazzi. Bene. Ci chiedi intanto da quanto è che non giocate il primo minuto. L'ultima partita è stata a maggio, se non ricordo male, quindi fate i conti, io saranno un po'. Quindi com'è riprendere con tanto tempo e qual è la parte più difficile sulla punizione su linea e anche sul gol che hai subito, cosa vuol dire? Sì, sono abituato a subentrare a fare partite a freddo perché insomma la mia carriera proprio parla in quel verso lì, diciamo, sono abituato, certo non è mai facile perché comunque giocare dopo tanto tempo con una squadra difficile come Cittadella, veniamo da risultati utili, quindi non è mai facile. Siamo stati bravi, come ho detto prima, a tenere botta inizialmente quando loro sono partiti abbastanza bene, hanno avuto 2-3 occasioni, penso, adesso non ricordo bene, quindi siamo stati bravi a tenere botta lì e poi a fargli male nel momento loro migliore, quindi siamo stati bravi da quel punto di vista. Qual era la domanda, scusami? Sul gol, hai preso? Sì, il gol è stato, l'ho rivisto prima, già in campo non... Sono situazioni particolari di gioco dove mi sembra la palla veniva, c'era Letizia con chi era il giocatore loro? Quindi mi sembra lui veniva incontro, io gli andavo incontro, la mia paura era proprio quella che magari era una palla a mezza altezza che uscendo di pugno gli rimpallasse oppure gli andava addosso e alla fine l'ho avuta sul piede, volevo rinviare, però era troppo vicino lui, avrei voluto spazzarlo, però alla fine è stato anche un po' sfortunato, però siamo stati bravi a fare il 3-1 subito, quindi... L'inizio difficile è come te lo spieghi? Ma capita, loro, il mister ci aveva avvisato, sono una squadra esperta, tanti anni che fanno questi campionati, quindi ci aspettavamo che sarebbero partiti forte.
così è stato, può capitare, ripeto, c'è anche l'avversario adesso, non è che siamo il Barcellona, quindi ripeto, ci può stare che inizialmente si può concedere qualcosa all'avversario, però ripeto, è una dimostrazione di maturità anche questa, insomma, che nei momenti salienti della gara siamo riusciti a tener botta, ecco, quindi. Decisivo, vi detto anche tu, il gol inglese del 3-1 subito. Sì, 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 sì. Perché magari, esatto, perché sappiamo benissimo che sul 2-1 poteva aprire la partita, invece il 3-1 ha subito smorzato, diciamo, le velleità. Poi chiaramente il 4-1, il 4-2 poteva riaprire la partita, perché comunque non è mai facile, il campo brutto, magari loro buttano palla avanti, un po' di tensione, eccetera. Però siamo stati bravi, alla fine penso sia stata una vittoria meritata. Non fanno a tabellino le parate, però tra i marcatori, però la prima parata su Sgrigna, cioè, vale quasi un gol. Sì, dai, il portiere è anche lì per quello, altrimenti, ripeto, quindi sì, è stato importante perché magari avrebbe potuto cambiare la partita e indirizzarla in maniera diversa, quindi siamo contenti che l'abbiamo indirizzata dalla parte nostra, quindi insomma, poi tenere la vetta della classifica è sempre importante, ecco, quindi non è semplice, però stiamo lavorando bene, quindi i risultati si leggono. Scusami, vedendo dal campo, o meglio, dalla quota per la prima gara che hai giocato a titolare, sei rimasto impressionato anche tu da quello che state facendo? Sì, sinceramente sì, perché ripeto, non c'è paura o timore nel giocare la palla, come si è visto inizialmente, anche col campo brutto, partita difficile, abbiamo provato tutte le giocate che si provano in settimana, per cui tanta personalità da parte dei ragazzi. Sono rimasto anche sorpreso da quel punto di vista lì, perché comunque magari in alcuni momenti sarebbe meglio andare un po' più sul pratico, invece devo dire che nonostante i momenti difficili abbiamo sempre comunque voluto giocare la palla, ecco. Quindi poi alla fine i gol sono nati anche da contropiedi, fraseggi importanti, ecco, anche dal punto di vista tecnico, quindi una squadra che ha personalità, che si vede che ha voglia di giocare, voglia di riconfermarsi, quindi e rischiare anche, perché insomma, chi non rischia alla fine, come si dice, c'è il detto, giusto? Non rischia, no? Le rose, quindi. Vi state facendo un po' la bocca a questo primo posto, qualcosa che vi ingolosisce, lo prendete per quello che è, nel senso, vivendo il momento? Ma guarda, sinceramente è anche un bene non pensare troppo, non guardare troppo la classifica. Sarà una frase fatta, ma comunque stiamo vivendo veramente la giornata, quindi ogni partita, non pensiamo mai al futuro, le prossime 5-6 partite. Sappiamo che ogni domenica è una battaglia, partite importanti sono tutte importanti. Bologna c'erano 3 punti in palio, con questi 3 punti in palio, quindi sempre 3 punti, per cui stiamo facendo un buon lavoro e speriamo di continuare così. Quindi. Tu hai ritrovato Castori dopo quanti anni? Sì, io l'avevo avuto prima, il primo anno, la prima volta a Piacenza, poi ad Ascoli. Quindi sa dopo due o tre anni. Quanto lo stesso tecnico? Uguale, non è cambiato di una virgola. Quindi il solito mister puntiglioso, il solito mister che vuole il massimo da ognuno di noi e che comunque è uno che ha proprio la sua qualità, è proprio tirar fuori il meglio da ognuno, anche dal punto di vista emotivo, dal punto di vista della grinta. Quindi io penso, l'ho detto già prima, e penso sia la squadra ideale per lui, giovani che corrono, lottano, che vengono dal basso, nel senso non sono giocatori che hanno avuto un grande passato, ripeto, a livello di Serie B, Serie A, quindi c'è voglia di costruire e questo è importante, quindi penso sia l'allenatore giusto e lo sta confermando. I risultati parlano chiaro, poi le chiacchiere stanno a zero. Sì,